Lo sciopero di oggi è uno sciopero che riguarda un po' tutto il perimetro del lavoro pubblico, sia il pubblico impiego in senso canonico, sia quello che riguarda le aziende partecipate e diciamo anche i servizi esternalizzati. Chiaramente al centro dell'attenzione non c'è soltanto la più recente riforma della pubblica amministrazione voluta dal governo Renzi, ma sicuramente la questione che riguarda un blocco dei contratti che si trascina ormai dalla fine del 2009 e che è destinato a proseguire fino al 2020. In molti casi ci stanno anche le amministrazioni locali interessate dall'attacco ai contratti decentrati, ma diciamo più in generale, e appunto con questa riforma della pubblica amministrazione vediamo che il governo Renzi, cioè in maniera più incisiva rispetto a quello che è stato posto in essere dai governi che l'hanno preceduto, sta portando un vero e proprio attacco al cuore dello Stato, cioè al pubblico impiego, ai pubblici impiegati, che rappresentano esattamente quel trade union tra politica e cittadinanza. Quindi da questo punto di vista ci stanno anche questioni specifiche che riguardano la mobilità forzosa nei riguardi degli impiegati pubblici, l'attacco alle retribuzioni come dicevo prima, e c'è anche diciamo una norma odiosa che riguarda le rappresentanze dei lavoratori, cioè la riduzione alla metà dei permessi, distacchi e aspettative sindacali, un modo per fare in maniera che non venga disturbato il manovratore. Quindi tu capisci che se togli il salario accessorio, un lavoratore, madre di famiglia deve vivere con 200 euro di vita, togliere 1.200 euro che sono gli stipendi medi, non è tanto questo. Diciamo che il pubblico dipendente a un certo punto afferma che non siamo più in grado di dare un servizio al cittadino, cioè questo paese ha tolto tutto ciò che è stato facendo. Cioè, welfare, come lo chiamano, perché la parola è di difficile comprensione, e logicamente tu non riesci più a fornire un servizio adeguato, che può essere la scuola, la sanità, nella fattispecie sono dipendenti del Ministero della Giustizia. Oggi i lavoratori del pubblico impiego, ma non solo, sono in piazza per protestare contro questa pseudo riforma, perché noi la consideriamo una pseudo riforma, perché non crediamo assolutamente che si possa ragionare in termini di riforma della pubblica amministrazione semplicemente attuando tre cose, che sono quelle che ci ha confermato nell'incontro che abbiamo avuto la scorsa settimana con il ministro della funzione pubblica Madia, e cioè il taglio al 50% dei permessi sindacali, in secondo luogo il demansionamento per i lavoratori pubblici che rifiutassero il trasferimento coatto, e in terzo luogo lo spostamento sempre forzoso fino a 50 km dei dipendenti che si trovano all'interno di determinate strutture considerate addirittura sopra organico, quando sappiamo benissimo che nella pubblica amministrazione c'è un sottorganico spaventoso. Ebbene, noi crediamo che invece una riforma degna di questo nome debba parlare di altre cose. Di che cosa? Molto semplice, debba parlare del turnover, debba parlare di dare una possibilità ai giovani di fare finalmente dei concorsi. All'INPS, dove lavoro, sono tantissime le organizzazioni ed anche i responsabili dello stesso istituto che hanno chiesto al governo di fare finalmente dei concorsi per assumere. Abbiamo bisogno di migliaia e migliaia di lavoratori perché l'organico dell'INPS è depauperato, e così diamo modo anche a persone che hanno ormai 63, 65, 67 anni di andare in pensione, che lavorano, ma non si sa fino a che punto e con quali risultati si possa pretendere che oggi vada a lavorare davanti a un terminale o davanti all'utenza persone che hanno ormai fatto tutto quello che dovevano fare ed anche più del loro dovere. Noi quindi riteniamo che i contenuti di una riforma degna di questo nome debbano essere altri, non quelli che ci ha illustrato il ministro Madia, ma quelli invece che riassumono nel turnover assunzione dei giovani ed pensionamenti per il personale che ormai ha raggiunto l'età richiesta.
Il timore che ci abbiamo è che appunto, piuttosto che importare quelle norme dell'Unione Europea che vanno in favore di una maggiore qualità dei servizi alla cittadinanza, un maggior numero di lavoratori impiegati nella pubblica amministrazione, ci sia un tentativo invece di esternalizzare sempre di più i servizi, di privatizzarli anche per favorire quell'impresa italiana che non riesce a produrre più nulla, quindi diciamo per metterla nella condizione di fare mercato con i servizi pubblici. Interessa il pubblico impiego come interessa tutto il mondo del lavoro. E noi facciamo parte di quella schiera denominata Partecipate del Comune di Roma, che lavora praticamente a capitale pubblico e eroga servizi essenziali nella città. Noi per quanto ci riguarda tutto i rifiuti, noi siamo i rifiuti. A noi quello che ci colpisce di più è il Salva Roma. Il Salva Roma che prevede appunto il rientro da parte del comune del debito, no? Del debito sia comunale sia delle partecipate. E questo in 3 anni, questo impone praticamente all'amministrazione comunale tutta una serie di tagli. Ad esempio a Napoli già è stato fatto, già il sindaco con una delibera praticamente ha azzerato la contrattazione di secondo livello, che significa praticamente l'indennità, e hanno tolto 24% dell'indennità. Qui a Roma è stato fatto e dopo la visita degli ispettori del MEF, del Ministero dell'Economia e Finanza, e l'hanno fatto solo partiti dai lavoratori della scuola, per cui noi abbiamo tutti i motivi per manifestare. Nel nostro particolare poi ci ritroviamo a lavorare in un'azienda che è stata messa a terra da 20 anni di mala gestione, sia da amministrazioni di destra sia da amministrazioni di sinistra. Negli ultimi 5 anni praticamente l'AMA come l'ADAC hanno funzionato da bancomat, praticamente assunzioni, avanzamenti di carriera, regalie e quant'altro. Oggi AMA si trova in una posizione particolare perché con la chiusura di Malagrotta si trova a dover fare una scelta che doveva fare già nel 96 dopo il decreto Ruggi, cioè praticamente l'avvio della raccolta differenziata, e in questo caso l'avvio della raccolta differenziata spinta, cioè in porta a porta, perché non ci possiamo permettere più gli scarichi. È stato fatto un piano di sviluppo della raccolta differenziata che è stato presentato giorni fa, in cui praticamente viene estesa in altri 5 municipi, no? Questo si fa in un momento in cui gli impianti per 3/4 stanno in mano a Cerrone, e Cerrone naturalmente utilizza questo come ricatto, no? Perché a lui gli è stato dato il monopolio dello smaltimento, per cui voi potete vedere benissimo che Roma sta in mezzo ai rifiuti. In questa situazione emergenziale c'è il problema delle assunzioni. Allora, per fare il porta a porta ci vuole personale. Praticamente la sentenza della Corte dei Conti recente ha detto che dal 1 gennaio di quest'anno non si possono fare assunzioni, o perlomeno si possono fare assunzioni solo attraverso concorso. I soldi non ci sono, per cui il concorso non si fa e noi andiamo avanti in questo porta a porta praticamente con carenza pesante di personale. In questo senso, a proposito, noi chiediamo l'assorbimento di tutte le cooperative, di tutto il lavoro che è stato esternalizzato alle varie cooperative, no? E questi che stanno con noi, questi lavoratori che stanno con noi lavorano con queste cooperative che sono una miriade, che denominati AMA di sottostazione. Sono piccole cooperative che aprono e chiudono, no? E che utilizzano una miriade di contratti e che poi sostanzialmente non vengono controllati perché dovrebbero applicare il contratto fisico. Oggi noi siamo qua per manifestare un diritto che è dei lavoratori. Praticamente noi veniamo sfruttati all'interno delle amministrazioni perché lavoriamo con cooperative, con contratti praticamente con una paga che è un terzo di quello che prendono praticamente i lavoratori che sono assunti.
firme con l'AMA o con altre società. Scusa, 3 mesi a casa senza contributi, senza essere pagato, con due figli. E tutte le mattine mi alzo come tutti loro e andiamo a fare i servizi per loro. Noi lavoriamo per l'AMA, non per la cooperativa, perché l'AMA ci manda in giro la mattina vestiti, a pulire le strade, a pulire il piscio. E domeniche pagate come giorni normali? Questo domeniche sono pagate come giorni normali? Capodanno 30 euro. Capodanno 30 euro, straordinario loro. Tredicesima in busta che ne esiste. E continuano questo mese praticamente per l'AMA mese. Non è che ha un risparmio, praticamente dando comunque questi appalti a ditte esterne o cooperative, anzi sono le cooperative che risparmiano su di noi e praticamente loro praticamente si arricchiscono alle nostre spalle, mentre l'AMA e i cittadini che pagano comunque i servizi potrebbero pagare di meno se non dassero comunque gli appalti alle altre aziende e assumessero comunque le persone come le altre persone che ci stanno all'interno. Cosa macchina del lavoro normale? Esatto. Lavoro normale, normale, circuito normale. Nella riforma della pubblica amministrazione non c'è nessuna traccia di soluzione per quello che riguarda i 250.000 precari, appunto, che transitano nella pubblica amministrazione con contratti che si prolungano anche da molti anni. Diciamo, quelle norme di salvaguardia che potevano sembrare in qualche maniera dare una risposta, seppur timida e parziale, in realtà diciamo, non trovano compimento, non trovano completamento all'interno della riforma della pubblica amministrazione e quindi ovviamente c'è in piazza un vero e proprio esercito di precari in tutte le città italiane in cui stiamo facendo manifestazioni. Sentiamo anche ogni tanto di parlare di rinnovamento, diciamo, di ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, invece poi 250.000 precari che restano così non stabilizzati e comunque da quello che sappiamo ci sarebbe bisogno di molto più personale rispetto alla pubblica. Ma diciamo che qui da noi ci si ricorda dell'Europa soltanto quando bisogna tagliare e imporre piani di austerità. Se guardiamo quello che è la pubblica amministrazione in altri stati che diciamo hanno un welfare molto più dignitoso del nostro, diciamo, vediamo che invece da questo punto di vista ci sta sicuramente un'attenzione che potrebbe essere assolutamente diversa. Il timore che abbiamo è che appunto piuttosto che importare quelle norme dell'Unione Europea che vanno in favore di una maggiore qualità dei servizi alla cittadinanza, un maggior numero di lavoratori impiegati nella pubblica amministrazione, ci sia un tentativo invece di esternalizzare sempre di più i servizi, di privatizzarli anche per favorire quell'impresa italiana che non riesce a produrre più nulla, quindi diciamo metterla nella condizione di fare mercato con i servizi pubblici. Bisogna investire sul lavoro, stabilizzare i 250.000 precari che da anni lo Stato sfrutta in qualche modo, che hanno acquisito professionalità, ma parlo della scuola, parlo degli enti locali, perché poi della sanità, perché poi ci sono dei settori particolari dove l'impiego è più radicato che da altri, no? L'impiego è tutto, non è soltanto i ministeri dove non ci sono più precari, ma in delle strutture senza prima può essere la scuola come la sanità. Quindi stabilizzazione del precariato, risparmio della spesa, un risparmio della spesa reale deve essere, cioè una razionalizzazione delle risorse che non debbono essere più appalti esterni, ma deve essere tutto reinternalizzato.